Ciao a tutti ragazzi, sono Gabino90, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Come potete vedere voi stessi da questa immagine, torniamo su FIFA 23. Mi trovo in questo momento nel calendario della nostra carriera allenatore con il Bari. Andiamo a vedere insieme e velocemente le tre partite che ci vedranno impegnati in questo secondo episodio con i Galletti. Abbiamo Frosinone fuori casa allo Stirpe, la prima partita, la seconda si gioca in casa al San Nicola con il Benevento e la terza siamo ospiti al Ferraris contro il Genoa. Tre partite fondamentali dopo l'ultimo episodio andato così così, più male che bene, con la rosa che ci troviamo a disposizione dovremmo fare veramente molto molto di più se vorremmo quest'anno salire subito in Serie A. Però naturalmente ragazzi siamo solo alle prime giornate, perché quella di oggi sarà la settima, l'ottava e la nona giornata di campionato. Sappiamo che il campionato di Serie B è difficile e poi il campionato di Serie B è lunghissimo, quindi avremo tempo per riscattarci, ma chi mi conosce lo sa benissimo che voglio subito riscattarmi dall'episodio precedente, subito in questo nuovo. Detto questo, non voglio perdermi più di tanto in chiacchiere, io però prima di andare in campo contro il Frosinone, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete nuovi, di lasciare un like al video se vi è piaciuto e di attivare la campanellina. Grazie ancora a chi commenta questa serie. Ho visto qualche commento negli episodi precedenti, gli ultimi due, uno con l'Ancona, uno con il Bari. Grazie ancora a chi dà consigli comunque o a chi guarda i miei video comunque, fa sempre piacere. Detto questo, basta chiacchiere, andiamo in campo per Frosinone Bari. Ci vediamo nel rettangolo verde come medesimo in telecronaca. Buona visione. Si parte per la prima partita dell'episodio, mi ero intrecciato subito. Spettacolo, ragazzi. Siamo allo Stirpe. Frosinone-Bari, è una partita importante questa, importantissima. Quindi, come ben sapete, chi ha visto i video precedenti anche con l'Ancona, le partite importanti di cartello, le farò vedere intere senza nessun tagli, quindi questa col Frosinone e la terza con il Genoa. Intanto bravo Caprile, questa qua col Frosinone e quella col Genoa le farò vedere per intere. Siamo pronti, prima occasione per il Frosinone, occhio perché la squadra ciociara si è rafforzata tantissimo in questa stagione. Insigne prova a partire, Roberto Insigne, palla dentro, chiude Rodriguez, passaggio sbagliatissimo, dai che buona Vega, fa partire Khedira, è partito Khedira, vai Khedira, destro, rete, ha segnato Wild, Khedira ragazzi, finalmente si sblocca il nostro attaccante, la nostra punta di diamante. Bari 1, Frosinone 0, allo Stirpe il parziale cambia, contropiede micidiale dei Galletti, la squadra di Mignani in contropiede fa paura quando parte palla al piede. Comunque con tre passaggi siamo arrivati in porta. Wild Khedira la risolve così. Walid Khedira, primo gol in 7 gare, finalmente si è sbloccato il nostro attaccante che nei primi due episodi ha fatto, anzi nell'ultimo episodio perché abbiamo iniziato, anzi negli ultimi due episodi, scusatemi, forse riuscirò ad esprimermi come devo quest'oggi. Mamma mia, intanto Frosinone va vicino all'1-0. Finalmente, dicevo, si è sbloccato perché lo vedevo un po' teso il ragazzo, non era brillante. E sappiamo tutti che Walid Khedira può far paura, infatti ancora una volta prende palla al limite, atterrato così e c'è calcio di punizione e rischia il rosso. Invece no, era ultimo uomo, però andava in porta. È andata anche bene al difensore del Frosinone, neanche ammunizione. Ora proviamo questo calcio piazzato con Vega. Va con il destro fuori. Conclusione di poco lato. Potevamo fare meglio. Subito Alexis Vega, il fantasista che dà qualità in più a questa squadra. Preso dagli svincolati, ve lo ricordo. Grandissimo Vega. Salcedo. Palla a destra per Falletti che va a giocarla in modo errato.
per il suo compagno di squadra, il Frosinone prova ad impostare l'azione difensiva in offensiva con Mulattieri, palla per Garitano, guardate che limenti che ha il Frosinone, mamma mia che squadra, ancora Mulattieri, prova a girarsi di tacco per Bolocca, palla dall'altra parte, chiude Panada, chiude Simone Panada, ottima la diagonale dell'ex centrocampista modenese, angolo per il Frosinone con l'interno e il piede destro. Mamma mia, ci ha provato ancora una volta la squadra di casa da questo corner, ma Caprile dice di no, abbiamo un portiere veramente forte quest'anno. Occhio, no, mi sono addormentato, butta via sta palla, bravo, bravo Panada, controllala. Zuzek, mamma mia che passaggio, troppo forte, in direzione di Mazzotta, Frosinone può risistemarsi. Va a guadagnare questo rimessa laterale, c'era un fallo netto lì su Mazzotta, l'arbitro però ha deciso di fare quel che vuole e non fischiarlo, e arriva il gol del Frosinone, un fallo nettissimo su Mazzotta lì lungo la linea del fallo laterale, non lo ha visto, Mulattieri ci ha punito, bisogna dire che anche io con quel passaggio di Zuzek per Mazzotta era evitabile quella cosa, però va bene, dai, siamo sempre in partita, comunque 1-1, non è successo nulla. Zuzek, palla per Salcedo che la controlla, va al destro, murato, è di Salcedo, il Frosinone torna in possesso di palla con Rioja, poi Matarese attacca sul settore centrale del campo, la squadra ciociara con Roden, Garritano, mamma mia, con quattro passaggi sono arrivati in avanti, Rioja ci prova, palla dietro, Matarese, rete. Incredibile, allo Stirpe cambia il parziale, ancora una volta 1-2 micidiale del Frosinone, e niente ragazzi, bisogna rimboccarsi le maniche, non dobbiamo cadere in tranelli pericolosi. Kedira, proviamo a scuoterci con Kedira che avanza, non lo ferma nessuno, Kedira fino dentro l'area, sinistro sul fondo, tutto da solo Walid Kedira, il suo sinistro ha sibilato il palo difeso da Turati, ci siamo fatti vedere adesso con il nostro attaccante per spronare la nostra squadra che è in affanno adesso, è leggermente in affanno, 1-2 che ci ha penalizzato e troppi errori in fase difensiva. Fontana Rosa, Caprile, palla per Mazzotta, tocca a sinistra per Salcedo, che dirà, prova a girarsi, bravo che dirà, è partito Falletti, palla troppo corta, recupera la retroguardia Frosinone, due di recupero in questo primo tempo, Matarese, Garritano, mamma mia come va Garritano, palla per Mulattieri, centralmente Roden, qua andiamo a rischiare di prendere il terzo gol, Roden, rete, e lo prendiamo ragazzi, e lo prendiamo al 47esimo. Cambia ancora il parziale allo Stipe, gol di Roden. Qua bisogna passare alle armi pesanti, tra virgolette, alle maniere pesanti. Andiamo con il 4-3-3 offensivo. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Eravamo in controllo della partita e è venuto fuori il Frosinone ragazzi, con gli elementi che ha c'è poco da fare, dentro Galano, dentro Benedetti, CC al posto di Panada, comunque che è un centrocampista difensivo, proviamo a scuoterci con questi due elementi, Galano e Benedetti, perché la partita non è finita ragazzi, non è finita, forza. Se qualcuno qua vorrebbe andare a chiudere, sarebbe cosa buona e giusta. Mulattieri attacca il Frosinone che fa quello che vuole in fase offensiva. Bravissimo Puccino che chiude in fallo laterale. Rimessa per la squadra ciociara con Matarese con le mani. Palla per Iori, ancora Matarese. C'è Puccino su di lui, rimessa laterale per il Frosinone che la tiene lì comunque. Forte del doppio vantaggio, ancora rimessa laterale, non usciamo più da questa zona di campo.
Boloca la controlla, palla dentro, Mulattieri, c'è Zuzek su di lui in un primo momento, ancora Mulattieri, Caprile si oppone in calcio d'angolo, facciamo fatica anche ad uscire dalla nostra difesa, angolo per il Frosinone, Insigne, il pallone centrale, allontana Mazzotta, poi Vega, Rodriguez ha cercato il passaggio di ritorno per Vega, si sarebbe trovato l'autostrada e invece arriva il 4-1 del Frosinone. Arriva il 4-1 del Frosinone, ragazzi. Clamoroso. E adesso è sempre più dura. Ogni azione che fanno è un gol. C'è poco da aggiungere. Che dire, palla profonda, Vega anticipato, Benedetti di testa, la va a sporcare in direzione di Rodriguez, ancora Benedetti di prima, Vega, che dire, prova a girarsi, ci riesce, che dire, sinistro, rete, che gol ha fatto Walid, che dire, con il mancino, ragazzi, ci fa tornare in partita e ci tiene vivi, 4-2. Una partita pirotecnica qua allo Stirpe, ma che gol ha fatto, che dire, guardate qua, tiene il suo avversario a distanza, poi il sinistro sotto l'incrocio dei pali e qua addirittura ce lo vogliono far cambiare, ci consigliano il cambio, che dire, Antenucci, ma dopo questo Eurogol, doppietta personale, il ragazzo è motivato adesso, è euforico, non si può far uscire, Insigne ci prova ora alla Frosinone a chiudere definitivamente questa partita, perché con due gol ancora tutto in gioco, Salcedo. Palla centrale per Benedetti, va a servire Galano, un po' di spazio Galano, va via Galano, quello è fallo però, oh, quello è fallo, dai, l'ho saltato, poi mi è andato addosso, come fa a non essere fallo, bravo Mazzotta, dai ragazzi che non è finita, proviamoci con Vega, è solo Vega, aspetta l'arrivo di Khedira, destro da fuori sul fondo, ancora vicinissimi al 4-3. Al gol che ci darebbe la speranza di questa partita. È ancora pericoloso che dire. Peccato, peccato veramente. Insiste il Frosinone ora con Garitano. Prova a rituffarsi in avanti dalle nostre parti con Mulattieri, centralmente Roden. Palla a destra, chiude Rodriguez. Va a servire Fontanarosa. Zuzek, mamma mia che lancio. Lancio brutto in direzione di Galano. Giocato veramente male questo lancio. Però Puccino la va a recuperare. Prova a trasformare l'azione difensiva in offensiva. Galano, palla per Benedetti. Rodriguez, Salcedo, Salcedo, sinistro centrale. Turati si oppone così in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per noi, Galano. Metti una bella palla, Galano col destro, palla dentro, esce Turati in qualche modo, riesce a tenerla lì, questa palla. Ora l'estremo difensore del Frosinone giustamente perde tempo a quasi 10 minuti al 90esimo. Caso, palla lunga per Insigne, di ritorno per Mulattieri. Mamma mia, Caprile è stato incerto un attimo in questa azione, però è stato bravo il nostro portiere a ritornare sui suoi passi. Che dire, palla profonda per Galano, proviamo a distenderci sul lato destro del campo, Galano. Ancora che dire. Da, viene fermato che dire, il Frosinone riconquista palla e riprova a trasformare l'azione difensiva in offensiva con Mulattieri, 85esimo. Partita che ci ha visto protagonisti per poco. Mazzotta, Salcedo, Khedira, proviamo a distenderci. Galano, palla per Vega. Di qua c'è Benedetti, non si capisce dove mi andava Benedetti. Forse ce lo potrà dire negli spogliatoi. Ormai è andata, ragazzi. Questa partita è andata. 91esimo, 4-2 Frosinone. Troppi errori difensivi in questo match, tanti errori difensivi, arriva anche il quinto gol. Di caso, si può dire che da una parte 5 gol sono tanti, non ce li meritavamo, però togliendo qualche errore di troppo, andavano su, segnavano a rota, come si dice in dialetto, su 10 tiri hanno fatto 5 gol, complimenti a loro. E noi, niente, dobbiamo rimboccarci le maniche adesso e ci aspettano due partite comunque
difficili, due partite difficili, Benevento e Genoa adesso, quindi dovremmo essere bravi a rialzare la testa immediatamente per non sprofondare, perché qua basta poco a fare due vittorie e trovarsi in testa e a perderne due di fila e a trovarsi giù in fondo, quindi tutta colpa mia, Mignani si prende le colpe di questa sconfitta. Andiamo subito in campo per la seconda partita dell'episodio. Questo è un episodio importante perché tre partite così difficili, scusate il gioco di parole, ma da affrontare tutte in una volta, perché Frosinone, Benevento e Genova sono tre squadre comunque che le conosciamo bene tutti, quindi dobbiamo essere concentrati e stare attenti. Che dira, dai che vieni da una partita dove hai fatto doppietta, ancora che dira col mancino, impensierisce Manfredini, subito pericoloso, Walid, che dira, Vega, da calcio d'angolo, palla dentro, troppo sul portiere Manfredini che esce la fa sua, settimo minuto, abbiamo avuto subito la prima palla gol con che dira. Qua intanto rischia un po' il Benevento in costruzione di gioco da dietro, in prota, va a cambiare gioco, chiude Zuzek, che la controlla, poi va a servire Maiello, che oggi sostituisce Rodriguez, impegnato con la nazionale. Salcedo, che dirà? Ancora Salcedo. Partito, che dirà? Viene murata la sua, il suo passaggio. Che dirà? Salcedo chiude la difesa del Benevento in questa circostanza. Capellini, poi Ciano, Simi, l'ex Crotone Salernitana, prova a dare una spinta in più lì in avanti alla squadra campana. In prota, avanza in prota, rete, ha segnato forte l'ex attaccante di Venezia e Lecce, la mette così Francesco Forte. Bari 0 Benevento 1, partiamo subito male in difesa. Stiamo facendo molto, molto fatica in questo episodio. Comunque qua sì, mi atterra così un nostro giocatore, l'arbitro lascia proseguire. Fontanarosa è scatenato, va a sbagliare però il passaggio per il suo compagno di squadra. Forte, riparte il Benevento a sinistra, arriva a grandi falcate i giocatori campani, poi chiude Zuzek, Falletti di prima, Vega, palla per Falletti, che dirà? Prova a girarsi, a tenerla. Maiello. Vega la protegge. Poi c'è che dira. Maiello. Non troviamo spazi, non troviamo varchi. Chiude ancora la retroguardia del Benevento in questa circostanza. Prova a ripartire la squadra campana con il prota sul settore sinistro del campo. A grandi falcate. C'è Panada che prova a chiuderlo. Ma il Benevento viene via bene da una situazione difficile. Simi, bravo Fontanarosa, che prova a far ripartire i suoi. No, me la so allungata, però fortunatamente Salcedo la tiene lì. Che dira? Prova ad andarsene, che dira? Ho impostato male il contropiede, impostato malissimo il contropiede. Me la sono allungata troppo con Fontanarosa. Ho ciccato proprio lì, ho ciccato. Contropiedi enormi così sono fatali se li sbagliamo, sono fatali. A Campora, Caprile ci tiene a galla perché la devia in calcio d'angolo. Corner il primo per il Benevento. Simi, Caprile la fa sua, rimette in movimento che dira, anzi Vega, che serve Salcedo, spintonato, l'arbitro lascia proseguire, però ancora possesso per noi con Vega. Salcedo, è partito che dira. Vai che dira, prova a caricare il destro da lì, centrale, Manfredini la fa sua. Ancora che dira, che ci prova con le sue conclusioni velenose, ma il portiere del Benevento è ben attento. Falletti, bella palla recuperata, Salcedo, palla lunga sporcata però da Lebr, se non ho visto male, difensore del Benevento. Poi Ciano, forte, chiude Zuzek, Maiello, Vega, Salcedo, partito per via centrale, che dira, fermato da Cappellini,
E il Benevento ritorna in possesso di palla con Campora, ma l'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. 1-0 Benevento. Primo tempo che abbiamo fatto bene assolutamente, però ci manca il gol, ci è mancato il gol in questi primi 45 minuti di gara. Benevento pericoloso in quell'azione dove abbiamo preso gol, poi dopo sì, ha fatto altre due o tre occasioni, ci ha avuto due o tre occasioni, ma comunque possiamo fare meglio, ragazzi. Simi, palla centrale, Ciano, Simi, mamma mia quando succedono queste cose. Falletti butta via sta palla, poi Mazzotta, palla giocata a sinistra per non ho visto chi era sinceramente, forse Vega era, o Salcedo Vega. Qua il Benevento va via con forte ancora una volta, rete, 2-0 Benevento. Non ci siamo ragazzi, non ci siamo. Ogni tiro è un gol quasi. E questo Bari è fragile. Questo Bari è fragile. Eravamo partiti bene in questo campionato, poi forse l'entusiasmo, troppo entusiasmo ci ha fatto male. Fontana Rosa la va a recuperare. Pallone centrale. Nah, non era, ho sbagliato proprio. Avevo già schiacciato X. Bravo Fontana Rosa, è ovunque. Gran difensore Falletti, palla per Khedira che prova a partire adesso. Si fa vedere Falletti per vie centrali, Falletti. Sinistro! Non ci credo. Manfredini dice no a Cesar Falletti. Andiamo a cambiare qualche interprete di questa partita. In difesa direi di cambiare uno dei due perché non so se ci arriva una fine partita. Dentro Vicari, fuori Zuzek. Andiamo a inserire Galano, fuori Falletti con Vega dietro. E il resto lasciamo fuori Panada. Dai, fuori Panada. Può fare il CC Foloruscio, forse il CC lo può fare, vediamo. Sì, lo può fare Foloruscio, il centrocampista centrale. Andiamo a metterlo lì che ci può inserire molto bene. Angolo per noi, Vega. Pallone buono, colpo di testa di Salcedo. In calcio d'angolo Manfredini. È un assedio del Bari adesso. Ancora Vega. Allontana il Benevento in qualche modo. La palla che rimane lì. Dov'è sta palla che non la vedo? Vicari. Palla dentro per Galano che carica al destro. Da dimenticare, non è il suo piede, si vede. Capellini la va a recuperare. La protegge Simi, ancora Capellini. Prova a partire per vie laterali Benevento. Ciano però va centralmente per Kubica. Torna a sinistra, a destra, anzi da Simi. Contro Fontana Rosa, bravo Fontana Rosa. Ah, è entrato male lì Fontana Rosa, si prenderà la munizione sicuramente. Poi chiude Mazzotta, bravissimo. Puccino lento, l'azione è lenta, sei stato lento a passare questa palla e si è visto. Mamma mia Caprile, dice no al Benevento, in quanto tanto qua Mazzotta si prende la munizione precedente per quelle, anzi Fontana Rosa, scusatemi, per l'entrataccia su Ciano, se non ho visto male. Fontana Rosa chiude bene, poi che dirà, proviamo adesso a partire. Pallone per Vega, va a perdere palla in quella zona di campo Alexis Vega. Non siamo più in campo dopo il 2-0. Alla squadra è andata giù parecchio. Morale a terra dei nostri calciatori. Qua Viviani fa quello che vuole. Palla centrale, Ciano chiude ancora come può Fontana Rosa. Vicari non riesce, scivolata, a recuperare la sfera. Benevento che sembra indemoniato a Campora. Destro sul fondo, 80esimo intanto. Il cronometro scorre e il Bari è ancora sotto di due. Vicari. Puccino, palla per Galano, si fa vedere che dirà. Se qualcuno ci viene su a dare una mano, forse riusciamo, però Foloruscio rimane lì. Palla dentro per Maiello, sinistro! Si oppone Manfredini, ancora una volta calcio d'angolo. Fuori che dirà, dentro a Tenucci. Vega dalla bandierina.
Esce male il portiere del Benevento che viene anticipato da un suo compagno di squadra. Però recuperano palla e prova a ripartire ora. La squadra campana con Tello. Prateria Perciano. Prateria Perciano. La gran parata però di Caprile che evita il 3-0 della squadra campana. Fuori Maiello, dentro Benedetti. Le proviamo tutte in questo finale di partita, ma non ci sarà tempo per andare a fare due gol assolutamente. Bravo Benedetti. No, giocata male ancora una volta con questi passaggi. Puccino, insiste il Benevento che trova la via del 3-0 con Camillo Ciano, numero 28. Abbiamo preso 7 gol in due partite, questo è preoccupante. È preoccupante. Attenzione Vega, ha provato addirittura la conclusione lì. Fischia la fine per carità perché è meglio. Episodio horror si può dire fin qua. Ci è rimasta l'ultima partita con il Genoa. Mamma mia, poi il Genoa. Con la squadra che ha andata anche a vincere a Palermo per 2-1. In questa ottava giornata di campionato di Serie B non riusciamo più a esprimerci comunque, questo è preoccupante. In difesa facciamo acqua da tutte le parti. Strano perché poi Zuzek e Fontanarosa si stanno comportando bene in certe dinamiche di partita, ma facciamo fatica quando l'avversario ci punta palla al piede. Quindi dovremmo essere bravi a rimediare questa cosa, perché sennò qua si lotta per le posizioni basse della classifica. Marassi di Genova, pardon, in campo Genoa-Bari per la nona giornata di campionato di Serie B. Vega, palla al piede, va a servire Khedira, ottimo! Peccato perché non l'ha agganciata bene. Poi Rodriguez recupera palla. No, non era per lui. Volevo andare a servire Khedira che era partito. Passaggio completamente non di quella portata comunque. Bravo Rodriguez. Rischia un po'. Vega. Khedira. Palla per Galano. Ancora Khedira che la protegge. Tocca per Vega. Stiamo giocando bene. Khedira. Falletti, Rodriguez carica il destro a giro, murato da un difensore genovano e Kuban. Ora si propone il grifo per vie centrali, chiude però Zuzek. Puccino va a sbagliare il passaggio, poi Rodriguez tocca indietro per Zuzek, va a cambiare lato per Mazzotta. Pallone per Falletti, di prima Rodriguez, poi Khedira, ancora Rodriguez che si spinge. Qua abbiamo sfiorato un contropiede clamoroso. Galano, Vega è veloce, palla dentro per Khedira, non ci arriva, non ci è arrivato Khedira per un soffio. E qua bravissimo Ekuban che va a vincere un contrasto fisico incredibile. Poi Zuzek la rimedia, Galano va a servire in modo sbagliato Falletti. Partita che stava entrando nel vivo in questi primi 18 minuti di gara. Occasioni sia da una parte che dall'altra, più che altro per noi perché bravissimo Mazzotta che la va a recuperare. Vai Mazzotta. Tocca a sinistra in direzione di Falletti, che è veloce. Vai Falletti, vai Cesar. Non c'è nessuno in mezzo, però. Deve tornare indietro da Vega, che viene chiuso da Efti. Poi Albert. E Kuban. Velocissimo qua, e Kuban. Albert. Palla centrale per Koda. Aspetta la riva sinistra di Ziborra, che si scontra con Yalcin. Ancora Yalcin, palla dentro! Mamma mia, Caprile è stato un po' incerto. È stato bravo però a lasciarla alla fine. Ha fatto la scelta migliore. Vicari rischia un po' a Zuzek. Panada. Galano. Khedira. Ancora Galano, chiuso. Genoa che adesso sta pressando molto alto. Quindi facciamo un po' fatica a riprenderci. Bravo Galano. Partito Falletti. Palla dentro per Vega. Col mancino sul fondo Alexis Vega, abbiamo fatto un'azione bellissima, poi conclusa col sinistro di Vega, veramente ha fatto la barba al palo sinistro di Martinez. Che occasione che abbiamo avuto in contropiede,
Peccato veramente, potevamo passare in vantaggio al Marassi già alla mezz'ora. Però il Bari c'è, ragazzi, il Bari è vivo e ce lo sta dimostrando Mazzotta. Bravissimo Mazzotta. Poi gira e salta FT. Fa correre davanti a sé Rodriguez, è partito Vega, velocissimo Vega. Vai Vega. Palla sul secondo palo, il sinistro di Khedira sul fondo. Ci mangiamo di tutto in questa gara, ci mangiamo di tutto. Non ci credo, non ci credo. A tu per tu con Martinez, capisco che era in corsa, veniva in corsa e tutto, ma non possiamo sbagliare questi tap-in vincenti davanti alla porta. Assolutamente, perché poi andremo a pagare caro questi errori. Bravissimo Zuzek, il Genoa che è in affanno e dobbiamo approfittare. Galano per vie centrali, Vega, Falletti, ancora Vega, palla per Khedira, chiuso, sbaglia però il Genoa. Khedira, Vega per vie centrali, questa è tua Vega, destro, non ci credo, ancora una volta Martinez ci mette una pezza. Siamo riusciti anche a non segnare su questa azione, ma insiste la squadra biancorossa. Vega per Galano chiuso, capovolgimento di fronte. Kuban, è una partita bellissima, però, cari amici. È una partita bellissima questa. Forse di intensità è una delle più belle fatte fino adesso. Un tempo bellissimo e Kuban va a colpire il palo, poi la palla che rimane lì. Non ci credo, vince un rimpallo favorevole il Genoa. Coda al limite, torna indietro per Badei, destro! Caprile il calcio d'angolo e l'arbitro come di consueto non fischia. Quindi se non fischia il 99% segna. Però è andata bene, bravo Galano. Palla a Gudmundsson, ma finisce qua. Strano che non abbiano segnato, perché di solito quando succedono queste cose la CPU ti punisce o viceversa se succede a... A noi comunque, perché dopo i minuti di recupero si sa come possono andare le cose. Siamo alla ripresa di questo Genoa-Bari che infiamma chiunque la stia guardando, ragazzi, perché è una partita veramente bella. Che dire, di prima Vega aspetta l'arrivo di Galano. No, se l'allunga troppo. C'ho sto viziaccio che si allungano sempre ste palle. E Kuban, bravissimo Fontana Rosa, insiste il Bari. Vega, partito Khedira, palla di ritorno che non riesce a raggiungerla. Poi Panada va a sradicare palla su un giocatore rosso-blu. Panada va via sul lato destro del campo. Non è un velocista e si vede. Coda addirittura lo va a raggiungere, che non è un altro velocista, ma fisicamente superiore. Badè, bravo Zuzek, insiste il Bari. Falletti aspetta l'arrivo di Vega, tocca per Khedira, la palla che torna sui piedi dell'attaccante biancorosso, poi non riesce a tenerla lì, non riesce a tenerla tra i suoi piedi. Viva questa palla! Siamo già dall'altra parte. Badei ci prova il Genoa sul settore sinistro del campo, chiude Panada, gran partita anche di Simone Panada. Puccino, facciamo girare questa palla. Zuzek, Rodriguez, pallone giocato malissimo e il Genoa adesso può far male con Ekuban. Ekuban, mamma mia, Caprile si oppone così su Ekuban. Calcio d'angolo per il Grifone. Aramu con l'interno del piede mancino, va a mettere la palla un po' fuori dall'area di rigore. Caprile però ci mette i pugni sul colpo di testa di un giocatore genuano. Non ho visto di chi si trattasse. Secondo angolo consecutivo, questa volta centrale per Coda. Vicari ci mette una pezza, poi Mazzotta ci mette il corpo. Ancora Genoa, Aramu, palla dentro. Rete, ha segnato Albert. Ha segnato il Genoa, amici, al minuto 64. Non ci voleva. Troppe palle gol ci siamo divorati in questo match. Da rivedere la conclusione col mancino, era centrale, Caprile era lì in traiettoria, non è riuscito a pararla il nostro portiere. Terza sconfitta consecutiva che brucia, se dovesse arrivare la terza brucia. Ma qua se non mi seleziona i difensori, però possiamo fare poco, a difendere. Palla dentro, tutti fermi, tutti fermi. Non c'è più il Bari, non in questo episodio nada. Abbiamo iniziato forte questa partita, poi 1-2 e ti tagliano le gambe.
Kedira prova a dare una scossa ai suoi Walid Kedira. Aspetta la sovrapposizione di Galano. Non c'è nessuno però dei nostri. Pucino, Panada, Vega. C'è Rodriguez dall'altra parte. Falletti carica il mancino debole. Martinez la fa sua. E il Genoa può respirare, ritornare ad offrire la sua azione offensiva. Ma bravo, bravissimo Galano. Kedira, palla per Vega. Ancora Kedira, non sa chi servire. Vega, è partito Rodriguez, palla dentro per Falletti, destro, rete, questa volta in rete, questa volta entra ragazzi, al 76esimo, torniamo in gara con Cesar Falletti, meritato, meritato questo benedetto gol perché ce lo stavamo meritando, c'è poco da fare. Andiamo a vedere un attimo come siamo messi, perché ci sarà qualche giocatore, stai a che dire, non ce la fa più dentro Antenucci. Vicari, Zuzek, io metterei dentro Foloruscio. Comunque Galano è un po' stanco. Falletti è un po' più messo meglio. Falletti, dai, facciamo questo cambio. Dentro Foloruscio, fuori Galano, dentro Antenucci, fuori uno stanco Walid Khedira. No, no, errore così, no, ci avevano regalato palla, siamo andati a sbagliare anche noi il servizio, però sbagliano ancora perché Mazzotta la recupera, Foloruscio, palla per Vega, viene su Panada, se non me la passa però, ho fatto X e niente, e Cubanna, 80esimo, e Cubanna, bravissima qua la difesa che va a chiudere, poi Foloruscio appena entrato in campo, vai corri, corri Foloruscio, non c'è nessuno che dà una mano, non c'è nessuno, non va bene Antenucci, non è veloce, si vede Antenucci va a perdere una palla importante in fase offensiva, poi però recupera molto bene qua il nostro centrocampo, Antenucci va a sbagliare ancora una volta. Tanti errori e non ci portano a nulla. Tutti questi errori, 88esimo, coda 3-1. Finisce qua, ragazzi. Finisce qua. Abbiamo buttato una partita che si poteva vincere. Vabbè, che abbiamo preso altri 3 gol in questo match. Abbiamo buttato via una partita nel primo tempo che potevamo vincerla, però va bene, dai, ci rifaremo. Antenucci, palla per Vega, ancora Antenucci, destro da lì, Martinez in angolo, siamo ormai al 92esimo. Vega dalla bandierina, chiude in qualche modo la retroguardia del Genoa. Finisce qua, ragazzi, finisce qua. Falletti, speriamo continui così. Andiamo in conferenza stampa con Michele Mignani. La squadra prima di tutto. Già che in difesa subiamo tanto. Metto anche Terranova che corre, che c'ha 30 di velocità. Dove andiamo? Io capisco che il ragazzo vorrebbe giocare, ma facciamo fatica così. Quindi niente, io sono curioso di andare a vedere la classifica dopo queste 3 sconfitte consecutive. Tredicesimi, abbiamo gli stessi punti di Brescia e Sutirol. E davanti i ragazzi corrono come i dannati davanti. Parma e Genoa 23, nessuna delle due ha perso poi una partita. Quindi già dall'Ascoli ottavo abbiamo 9 punti, abbiamo, scusatemi, 4 punti. Quindi siamo lì comunque, perché 7 punti dal Venezia che è quarto. Io ragazzi per questo nuovo episodio con il Bari chiudo qua. Grazie a chi ha visto questo nuovo video. Gabbino 90 vi dà appuntamento al prossimo episodio qua con il Bari. Ciao a tutti.